Altri numero 1, scusate, numero 1967, Ricciardi ed altri 1984, Ruocco ed altri 1985, Allasi ed altri 1986, Vargio ed altri 1995, Benamati ed altri 1996, concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas. Ricordo che nella seduta di lunedì 14 settembre 2015 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Ricordo altresì che nella seduta di mercoledì 23 settembre 2015 è intervenuto il rappresentante del Governo che ha espresso parere favorevole sulle mozioni presentate a condizioni che venissero accolte diverse formulazioni. Dopo l'espressione del parere, anche a seguito di contatti intercorsi con i presentatori delle mozioni, il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio del seguito del dibattito ad altra seduta al fine di svolgere ulteriori approfondimenti per poter formulare i pareri ed eventualmente giungere a testi che raccolgano il più ampio consenso possibile. Invito dunque la rappresentante del Governo ad intervenire per precisare il contenuto del parere sulle mozioni presentate. Colleghi, vi pregherei di abbassare un pochino il tono della voce. Grazie. Prego. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo cercato, così come ci era stato chiesto dall'Aula e con l'auspicio della Presidente Sereni, a trovare riformulazioni che potessero, insomma, raggiungere gli obiettivi che i presentatori si erano prefissi. Per cui, se voi siete d'accordo, io partirei dal dirvi i punti che sono stati risolti anche con riformulazioni, superando le riformulazioni che erano state dal Governo presentate nella seduta precedente dedicata a questo tema. Bene. Allora, procedo con mozione Baldelli. Mozione Baldelli. Mozione Baldelli. Allora, il punto 1 della mozione Baldelli si propone la seguente riformulazione: ad intervenire nell'ambito delle proprie competenze affinché venga assicurato dagli operatori del settore una moratoria sulle recenti maxi bollette derivanti da conguagli superiori a 2 anni finché le autorità non abbiano completato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice del consumo. Punto 2, con la seguente riformulazione: ad intervenire per quanto di competenza, anche eventualmente a livello legislativo, stabilendo che nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati.